Buongiorno. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di Palazzo Chiericati. Oggi insieme andremo a scoprire un quadro del pittore Marcello Fogolino. È un'opera dalla forma un po' strana. Infatti è un rettangolo stretto e lungo. Non so se abbiate mai visto quadri così. È una predella, la predella di una pala d'altare, posta sotto un grande dipinto che oggi è in Germania, ma che si trovava nella chiesa di San Francesco Nuovo a Vicenza. Questo dipinto racconta un momento importantissimo della storia di un santo molto famoso in Italia. È il santo, tra le altre cose, che protegge gli animali. Si tratta di San Francesco, rappresentato qui al centro, mentre riceve le stigmate, circondato da molti personaggi. In cielo c'è un angioletto con ben 6 ali rosse. È un serafino. Ma sullo sfondo, dietro a queste figure, cosa c'è? Ci sono delle bellissime montagne azzurre, un fiume anch'esso azzurro e una città protetta da mura e torri merlate. La riconoscete? Guardate bene. Ci sono dei particolari che secondo me vi aiuteranno un po'. Questo edificio lo avete mai visto? È il Palazzo della Ragione, oggi Basilica Palladiana, prima che il nostro grande architetto Andrea Palladio ci aggiungesse le logge. E questo? È il torrione di Porta Castello, sempre uguale, no? E quest'altro edificio? Forse è più difficile da riconoscere, perché nel corso del tempo è cambiato. È il santuario di Monteberico. E questa chiesa, sapete qual è? È la chiesa dei Santi Felice e Fortunato. Ma adesso ha tutti questi prati attorno? No, vero? Guardate com'è cambiata la nostra città in 5 secoli. Il punto di vista poi dell'opera è molto interessante. È come se il pittore e noi insieme a lui la stessimo guardando più o meno dalle pendici della collina di Monteberico e abbracciassimo tutta la città con uno sguardo a 360 gradi tutto intorno. Di certo oggi, se fossimo nello stesso posto, non vedremmo tutto questo verde e questi prati, ma la stazione dei treni, palazzi molto alti, strade trafficatissime. Anche il nostro retrone, che qua scorre tranquillo in mezzo alla campagna, sembra proprio un altro fiume. Ma perché Marcello Fogolino ha scelto di rappresentare Vicenza come sfondo del quadro, invece di un paesaggio umbro dove visse San Francesco? Chissà, forse i frati che l'hanno commissionato avranno voluto chiedere al santo di proteggere la nostra città in un momento difficile. E credetemi, quei tempi erano proprio difficili.